Ultima partita dell'anno al Pala Carrara. È tutto pronto per il match contro Venezia. Siamo con delle ragazze che sono venute direttamente da Prato. Ci piace molto questo sport. È appassionata anche del Pistoia Basket? Sì, sì, abbastanza. Ce la faremo contro Bologna secondo voi? Sì, penso di sì. Poi siamo una squadra anche forte, ci si fa, ci si fa. Ci sta tutto. Secondo te? Sì, sì, quest'anno non ci si aspettava, ma ci si fa. E oggi è una partita difficile. Questa che viene è una grande squadra, ma è soprattutto una grande società. Perché la Reyer di Venezia ha una storia incomparabile. Sono strafiducioso che in casa faremo valere il nostro classico apporto dalla curva e otterremo un ottimo risultato. Facciamo il possibile. Speriamo si vincano. Non la sentite la voglia che ho di vedervi giocare bene? Comunque vada, io sono contento. Forza Pistoia! Alzata dal signor Roberto Bennis, via alle danze, cerca il giocatore nel mezzo, questo è Josh Owens, si becca subito la stoppata da Alex Kirk che fa scambiare stazione radio al giocatore ex Stanford, palla sotto però Alex Kirk, aiuto della tabella, stoppata, canestro dall'altra parte. Ancora Mike Green per Bramos, tiratore purissimo da tre punti. Transizione per Pistoia con Moore, resta il palleggio. Serve Olecce con il suo classico tiro, marchio di fabbrica. Gira sul blocco Owens, non sa che considerare la palla. Poi serve Peric da tre punti. Ex Pistoia penetra e scarica sotto canestro per Wayne Blackshear. Marcato da Bramos, attende il blocco di Cege, decide poi di fare tutto da solo. Goss che passa fra mezzo a tutta la difesa pistoiese. Gira sul blocco Knowles, palla ancora per Peric, 2 su 2 da 3 punti per Pistoia, vantaggio 12-10 però per Venezia, adesso 14-10, gira sul blocco Moore, serve Kirk in precario equilibrio, riesce comunque a scoccare un ottimo tiro, sotto post basso con Wayne Blackshear, gira sul teleferno, batte la marcatura di Green, Santonutti innesca il contropiede furioso di Moore, poi vola al secondo piano. Ora qui Goss si incaponisce per Filloi, gira sul piede perno e punisce. 36 secondi, Ruzier, step back, tripla a bersaglio. Nulla da discutere perché tutti e due si sono così. Buonasera, Preston Knowles conclude qui un primo tempo di grandissima pallacanestro. Pistoia è avanti sulla Reyer Venezia, 25-22. Filloi sotto ancora per il centro del New Mexico, prova un canestro di una difficoltà. Kirk, post basso Owens contro Kirk, un po' lenta la difesa, trova subito addosso però Figos, Kirk decide di prendersi il tiro, magnifico. Ancora Bramos, post basso per Peric, lo limita difendendolo magnificamente. Venezia è rientrata molto più concentrata dopo il time out. Bramos apre il fuoco, va a bersaglio. Horner interrompe il palleggio, serve Green, si prende anche lui una tripla, terza tripla di fila per Venezia. Antonutti in punta per Alex Kirk, ancora Filloi, deve arrivare un tiro da parte di Pistoia, ci pensa Filloi, alzando la lacrima e trovando il fondo del secchiello, 44 Pistoia, 43 Venezia. Vincerete questa partita. È chiaro. Ancora Moore ad impostare con Bramos che chiama la difesa, serve poi Kirk in punta con la sua classica tripla frontale, solo rete. E per Moore che poi serve Antonutti al limite dell'inflazione dei passi. Goss si alza da tre punti e va a bersaglio, ancora Phil Goss. Ora Moore finta su Owens e poi sotto per Alex Kirk. 8 secondi per effettuare un tiro, Filloi prova a trattenerlo, palleggia il resto, tiro di Pincos, cattedratico, conti con Lombardi, si libera di Jeff Pizzano e risponde al grandissimo palleggio, al resto il tiro di Filloi, si prende la linea di fondo, scarica in angolo per Antonutti, questo è il suo tiro e lo manda a bersaglio, il cigno di Colloredo di Prato. Bisogna veramente di tutti per poter portare a casa questa bellissima partita. E c'è il shoot, il capitano Ariel Filloi. Pistoia ancora avanti, 59-56 su Venezia. Portala a casa. Scambio ancora per Ruzier, la palla arriva in angolo per Peric che decide di penetrare, magnifica azione da parte di Venezia. Alla fine si posiziona nell'angolo opposto, Knowles step back, serve poi Filloi da tre punti, il capitano, quando Pistoia ha bisogno, il capitano raccattarla, una squadra che sfrutta ogni pertugio possibile e immaginabile. Venezia
Antonutti, serve Mur sotto, devono tornare a quel pitturato, innesto subito il contropiede, Blackshear, mamma mia, sotto le scarpe, momento decisivo di scoccare questa tripla, Figos a bersaglio, anche il secondo sbagliato, ancora Peric al rimbalzo, Venezia ha l'opportunità di portare a casa la partita, non fare il bischero con Figos. Incredibile finale a Pistoia. Abbastanza di stasera, però va bene. Ti vedo asciutto. Ma che c***o hai avuto? Si può dire? L'ho visto con i miei occhi e ancora non ci credo. Da infarto. Non mi annoio. È una occhio, non mi annoio, non mi annoio. Bene, contenti. Favolose. Stasera hai giocato sul serio. Buon anno a tutti. Buon a tutti. Buone feste. Buon Natale e buon anno dalla Varaonda. Auguro non soltanto un buono, ma un grandissimo buon Natale. Buone feste. Auguri a tutti. E buon anno e tanta felicità, pace e salute. Un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti i pistoiesi e a tutti i tifosi della Tosi. Un augurio di continuare così, eh? Ci si diverte, via quest'anno. Merry Christmas. È un anno nuovo pieno di grandi soddisfazioni. E speriamo ce ne dia questa squadra. Divertiamoci a queste Final Eight e magari rifà anche dei bei playoff. Tanti auguri a tutti della Varaonda. Mangiate tanto pandoro, panettone. E grazie a voi per la bellissima trasmissione. Grazie mille, buone feste. Tanti auguri di buone feste da parte dello staff di Totalmente Dipendente. Va bene, detta così? Jingle bells, jingle bells, jingle bells.